Beh, innanzitutto buon pomeriggio a tutti, ringrazio la rete per aver organizzato questo incontro. Ringrazio anche i colleghi che sono qui accanto a me e io rappresento il candidato sindaco Giorgio Barro con le quattro liste, le liste civiche. Noi siamo a Porto Gruaro. Il collega Terenzi prima nella sua esposizione ha citato alcuni principi, alcune volontà che condivido in pieno. In particolare ha citato città educativa. Allora, questo progetto, chiamiamolo così anche se non è veramente un progetto, è stato messo a punto ancora nel 2006 dall'amministrazione comunale uscente. Allora io ero delegata a questa, ad occuparmi di queste problematiche. E all'interno di questo progetto creammo uno strumento, credo che il dottor Sandron, che è qua, si ricorderà, che si chiamava Patto per la Scuola. Vedo anche che ci sono alcuni dei protagonisti di quel momento. In questo patto per la scuola che creammo insieme, tutti quanti insieme, mettemmo a punto e scrivemmo insieme, si era concordato di occuparsi insieme di tutti i problemi della scuola e di allargare a tutti i soggetti attivi anche agli altri partner che nella nostra città lavorano, ma che lavorano anche fuori della nostra città. E allora c'era la provincia di Venezia, la rete interdistrettuale delle istituzioni scolastiche della Venezia orientale, l'ULS 10, le parti sociali, le associazioni, le famiglie, l'imprenditoria locale, perché si riteneva che l'unione fa la forza. Questo progetto è vissuto per un certo periodo e poi si è dissolto nella legislatura che è seguita. Però ricordo, e ho qui un verbale, e cito le persone che erano presenti, che si occuparono proprio delle problematiche che oggi noi ancora citiamo. Sono le problematiche della sicurezza, le problematiche delle palestre, le problematiche del trasporto e in quel particolare incontro parlammo esclusivamente della scuola superiore, perché il tema era quello della scuola superiore. Presente Raffaella Guerra, presente Michela Borin, presente Sandro Supino, presente ancora l'amico Rizzetto che oggi non c'è più e non, anche il dottor Sandro. Noi riteniamo che riprendere questo strumento aggiornandolo, e per gli aggiornamenti mi sono chiesta, in vista di questo incontro, sono andata a vedere se questo strumento era qualcosa da mettere nel cestino, visto che ormai era datato, e ho visto che a Parma il sindaco Pizzarotti ne ha firmato uno, ovviamente tarato sulla sua città, nel 2014, coinvolgendo l'università, coinvolgendo tutte quelle parti che potevano dare una mano al risolvere le problematiche della scuola, se si è convinti che la scuola sia la base del futuro della nostra società e dei nostri ragazzi. Quindi bisogna mettersi insieme anche nei confronti dei livelli superiori. Allora era la provincia, ora sarà la città metropolitana. Non è possibile che il comune, che ha delle competenze, possa fare da solo. Non è possibile che il comune imponga alle scuole, non è possibile che le scuole pretendano. Ci si deve sedere attorno a un tavolo in maniera organizzata e lavorare insieme, fare pressione laddove è necessario farla, condividere le iniziative. Non ha importanza se sono quelle di competenza dell'amministrazione comunale, che sappiamo quali sono,
anche quelle che non sono di competenza dell'amministrazione comunale, perché insieme si può far pressione con gli organismi superiori e, se si è uniti, portare a casa dei risultati. Ricordo che allora alcuni risultati furono portati a casa. Certo è che per mantenere uno strumento di questo genere bisogna che ci sia la convinzione di tutti coloro che vi partecipano e che lo sottoscrivono. È più facile talvolta che un dirigente vada dal suo referente in amministrazione comunale e si risolva il suo piccolo problema, quello della sua scuola, piuttosto che portare questo problema ad un tavolo dove si discutono di cose generali, perché si pensa che avendo un rapporto diretto si risolve il problema velocemente. Io sono convinta e credo che se le nostre liste dovessero andare a governare Portogruaro, questo strumento sarà ripristinato. Nel nostro programma abbiamo scritto poche righe su questo. Abbiamo scritto interagire con gli istituti scolastici collaborando in modo progettuale e programmatico con la rete distrettuale in un continuo e costruttivo dialogo attraverso un nuovo patto con la scuola in funzione educativa, di conoscenza e di sviluppo urbanistico, sede degli edifici, turistico e economico. E ho finito.